Un futuro da allenatore di calcio per 20 ragazzi è un sogno che può diventare realtà grazie al progetto Sport e Inclusione Sociale promosso da Società Sportiva Dilettantistica Europa e Fondazione Milan. Un percorso che inizia 4 anni fa, nel 2011, con la realizzazione di un campo appoggio reale fatto sempre con la SD Europa. Sulla città di Napoli è una progettualità molto ampia che coinvolge sia i ragazzi appunto di Nisida, è il motivo per cui oggi siamo qua, sia altri ragazzi che vengono dalle associazioni del territorio in un progetto di inclusione sociale. L'obiettivo è quello di fare in modo che lo sport metta in pratica il suo grande valore educativo. L'iniziativa si rivolge a giovani, italiani e stranieri dai 14 ai 21 anni che hanno bisogno di accompagnamento educativo e sostegno nel proprio percorso di crescita. Tra loro anche 4 ospiti del carcere minorile di Nisida che nel primo anno di sperimentazione potranno lasciare la struttura per seguire il percorso formativo ed aspirare a diventare allenatori di calcio. Escono dal carcere, vengono da noi, vengono aiutati attraverso un loro personale, ma anche con la nostra persona che li viene a prendere, fanno attività da noi una volta a settimana, 3 ore per un giorno, e poi vengono riportati qui a Nisida. Deve essere un esempio, quindi quello che vogliamo costruire, come dicevo, non è un aspetto sentimentale per cui siamo oggi più buoni. Noi vogliamo costruire una strada che nel tempo possa essere un esempio, visto che tutti i piani di offerta formativa anche a livello europeo vanno verso una riqualificazione dello sport. Noi ci crediamo in questa cosa e quindi crediamo anche nell'apprendistato per lo sport. Il progetto è stato presentato a Nisida alla presenza dell'assessore allo sport e dei rappresentanti della SSD Europa e della Fondazione Milan. Offrono opportunità a chi ha avuto la sfortuna di vivere una vita più difficile, e soprattutto attraverso questa iniziativa straordinaria con il calcio riusciamo a dare un'opportunità di libertà a questi ragazzi. E possiamo mettere in campo anche delle altre iniziative, noi abbiamo tanti impianti che hanno bisogno di essere vissuti anche attraverso, come dire, iniziative come questa, e quindi possiamo già da adesso mettere su un gruppo di lavoro che può lavorare a cercare di poter recuperare quei tanti impianti che magari sono in periferia e che oggi non vengono vissuti come dovrebbero essere.